Orvieto, dove l'arte senese posò il Duomo più bello d'Italia. Quella facciata immensa e minuta, come una miniatura scolpita, come una pagina che non si può voltare. E la guardi senza fine, e qualcosa si scioglie dentro, in silenzio, come una comunione. Poi, nel Duomo, un altro Duomo. Il reliquiario senese d'argento e d'oro e di smalti traslucidi, come se l'acqua si fosse rappresa, come se il mare diventasse vetro. Quasi annegati i gentili profili lorenzettiani di una civiltà senza pari. Né basta, perché un altro toscano, il Signorelli, sbalzò nell'intonaco i nudi incoercibili della fine del mondo, quei nudi di terra che escono dalla terra. E l'angelico aveva dipinto in anticipo gli angeli così ben vestiti che stanno a galla e non vogliono vedere quei nudi.